mobili fatti da un artigiano sardo, però ho fatto un altro e sarebbe potuto fare un testatone con i cassetti, con anche una ribaltina che bisogna scrivere, perché non bisogna appunto la foglia per scrivere, eccetera. E se lei ha occasione con le mobili di venire a vedere, sì, ne parliamo. Sì. Posso avere il suo nome di telefono? Sì, 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 sì. Mi il suo, io quando vengo solo. Beh, io però torno verso giugno, io sono di Roma e io parto stasera. Ah, parto stasera. Sì, per questo gli dicevo, se lei è. Signora, io. Sì. E io sono da tanti anni che vengo in Sardegna, un appartamentino e parte di Porto Rotondo. Amo la Sardegna, mi trovo benissimo. Conosco poco l'interno però, mi vergogno a dirlo. Allora quest'anno con gli amici siamo venuti con l'intento di vedere i carnevali. Siamo andati domenica scorsa a Oristano, abbiamo visto la Sardegna. Ed è stato bellissimo, ed è stata tutta una scoperta della simpatia dei sardi d'estate sulla costa. I rapporti non sono sempre così semplici. Noi abbiamo amici sardi, sì, ma simpaticissimi, però spesso la gente è stanca e stressata. Invece durante l'inverno, in questa stagione, siete simpaticissimi, di una cordialità, di un'affettuosità. A Oristano siamo veramente divertiti, è stato bellissimo. E poi oggi siamo venuti a vedere voi e poi dobbiamo tornare a Roma. E però l'anno prossimo, in estate torniamo, ci godiamo, eccetera, e speriamo l'anno prossimo di tornare a vedere qualche altra festa, perché dobbiamo andare a vedere a Mottones e altre realtà isolane dell'interno. Perché devo dire che la Sardegna è bellissima, la costa da Sarda, il posto più bello, io ho visto tutto il Mediterraneo, ma un mare come della Sardegna non ce l'ha nessuno. Solo il mare? Questo. Appunto dico il mare come la Sardegna. Mi sento in colpa perché conosco poco l'interno e quindi ho deciso che ora bisogna conoscere l'interno, che è bellissimo. Grazie. È squisito. Con l'accordo. Con l'accordo. Andiamo a fare un po' di mezzo. Ma c'è un cappuccio. Ma chi la fa? Ce la fa? Non può essere. Però gli hanno fatto. No, finisce mai. I carabinieri gli hanno fatto il cappello. Fai un po' provare. A te ti impazzo io che ho un po' di soldi. Non è messo per indossare questo ragazzo, non viene provato proprio più. Comunque da. Che qualcosa anche a me adesso lo io te l'ho chiesto sì, tre volte per tre, come diceva tre tanto io parlo poi con Valeria Paola. Grazie. Paolo, devi pagare anche la consumazione del tutto, c'è la cassa. Ah, sì, quanto le devo, signora? Allora. Tutto quanto, vero? Sì, sono 27. Non so, è mega fotogenica. E Virginia, non è Messia. E Virginia, vero? Mi sta dando 2,70 euro se ci arriva. 2,60 euro. Ah, 20 euro, ce li hai? Angelo, 20 euro, te lo stai? Devo controllare il termometro. Qual è quella cosa della lancetta? Io bisogna quello. Ah. Si regola dentro. Buone! Stai a dare un prato di questo sopra. Bezzo. Però a gennaio quando partecipa tutto il paese, tutti i trattori portano la legna, proprio in piazza e fanno Per entrare che dia li ha? Tu vento.
De che dire, una guida. Attenzione, se mi dà camera non li credo. Sono un mammutone se basta, a mammogliare, non ci sono i... Fanno i mammuzzoni, non fanno le mazze. Ah, le fanno lui. Oh, mattata. Dove c'è lo cusurri? Manda la pizza. Oggi si carpagra, lo ripeto. A dirlo, scusa, sto, poca che. Un minore però che va. Ma che ti è bagno? Magari che sia che ti ha bisogno. Se merdo le stracco che tenile se. Ecco! Chi è che siamo dentro?
Grazie.